Le differenze, questa mi piace sempre tanto, no? Il modo di pensare, lo dicono i neuropsichiatri, io mi limito a riportare, poi se volete potete fare riferimento alla vostra esperienza personale e mi dite se la cosa funziona oppure no. Mi dicono che il cervello dell'uomo ha connessioni tra la parte anteriore e la parte posteriore e soprattutto ha un pensiero cosiddetto lineare, cioè parti da determinate idee e arrivi a determinati risultati. Mi dicono invece che la donna abbia il cosiddetto pensiero circolare, cioè i due emisferi, anche dal punto di vista neurologico, dialogano moltissimo tra di loro. Vi faccio un esempio. Io torno a casa la sera mediamente intorno alle 8, 8 e mezza, piuttosto stanco. Non so se succede così anche a tanti papà qui in sala. E proprio nella fase di stacco tra il lavoro e la casa, no, io mi sto togliendo l'impermeabile, la giacca, eccetera, no? Quindi mentalmente sto finalmente rilassando il cervello, ma arriva mia moglie. Tralascio com'era la casa, tutto il resto, dettagli. E mi dice, il telecomando non funziona. Io che sono un vecchio lupo di matrimonio so perfettamente che non è vero che non funziona e che sono finite le batterie, ma siccome le donne sono convinte che le batterie come la benzina nella macchina siano degli optional che tu puoi mettere o non mettere perché le cose funzionano a base di Spirito Santo, no? Allora tra me e me ho già in mente dove sono le batterie. Ah, altro piccolo trucchetto, le batterie, quelle vere, quelle che funzionano, lo sapete che dovete tenerle in un cassetto riservato che sapete solo voi dove sta, perché altrimenti finiscono nei giocattoli dei bambini e poi dopo 5 minuti sono scariche e quando poi ti servono per il telecomando non ce le hai più. Allora io mentalmente già so dove sono le batterie nel cassetto di sotto nascosto, eccetera eccetera. Mentre quindi mentalmente sto facendo l'operazione di cambiare le batterie al telecomando, mi si dice, tra l'altro Davide oggi è andato male a scuola. E tu dici, ma è la batteria al telecomando? Davide. E quando stai cercando di interrogarti sul perché c'entri Davide, ti viene rincarata la dose dicendoti, ho sentito tua madre. E dalla voce ho capito che c'è qualcosa che non va. A quel punto tu ti arrendi, giusto? Perché devi riuscire a tenere insieme in un discorso logico, secondo la logica maschile, che cavolo c'entra il telecomando con Davide, con mia madre, che oltretutto mia madre sta poco bene, non so che cosa, no? Allora però qui c'è un problema, perché se tu fai la domanda più ovvia, quella che ti verrebbe da fare, e cioè ma che cacchio c'entra tutto questo insieme, tua moglie ha la certezza di aver sposato un idiota, perché per lei invece è tutto perfettamente molto logico, no? Allora, il fatto di avere 15 anni di matrimonio mi ha ormai fatto maturare la capacità di rispondere con il grugnito. Il grugnito, cioè, fare così, no? È una cosa neutra, non vuol dire né sì né no, né non ho capito, non vuol dire niente, no? E questo è molto utile, perché lei sarà sempre convinta di aver sposato un idiota, ma almeno non te lo dirà. Perché se ti dice che ha sposato un idiota e sono le 8:30 della sera e sei stanco, c'è anche caso che le rispondi e poi le cose vanno a finire come sappiamo e soprattutto per quella parte poi post cena, post mal di testa, post tutto, no? Allora la saggezza del marito ti insegna che il grugnito nella sua neutralità aiuta la coppia. Differenti. Io stavo lasciandoci il matrimonio su queste differenze, non so voi. Ci hanno insegnato che siamo differenti, poi adesso invece si sono messi in testa che siamo tutti uguali, ma siamo uguali? Siamo davvero indifferenziati? Bene, ho scoperto che gli uomini e le donne vedono in maniera diversa, questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Esempio classico, no? Mia moglie, prendimi il latte in frigorifero, tu apri il frigorifero, chiudi e dici non c'è, arriva tua moglie, apre il frigorifero e l'avete viste qua? Ci sono 5 bottiglie di latte, una qua, una qua, una qua, una qua e una qua. Avete visto? 5 bottiglie di latte, ma prima non c'erano, eh? Cioè quando tu hai aperto la prima volta vi assicuro che non c'erano, eh? Allora poi parte anche lì tutta la scena, insomma, tu non vedi mai un tubo, ma mi hai fatto venire qua per niente, e poi si litiga, tu rispondi male, eccetera. Qualcuno poi mi ha salvato il matrimonio perché ha detto, ma certo è ovvio che sia così, non lo sapevi? E io no, non lo sapevo. Dice, ma quando vai in macchina? Vedi le cose tu o le vede lei? E io dico, beh, in effetti, pensando a mia moglie, quando guida lei comincio a dire, guarda che c'è lo svincolo, là è a 2 chilometri, guarda che c'è lo svincolo, è a 1 chilometro, devi girare, c'è lo svincolo, c'era lo svincolo, dovevi girare. Vero che succede così? Sapete perché? L'ho scoperto. Le femmine
sono costruite per vedere da vicino. Perché? Qual è la femmina che si è evoluta mandando i suoi geni fino a te? Quella che guardando il bambino da vicino riesce a dire domani avrà la febbre. Come mia suocera che quando gli porto i figli dice ah non stai bene e il giorno dopo c'ha la febbre e dici mia suocera porta sfiga. No, non è la suocera che porta sfiga, è che è costruita per vedere bene da vicino e per intuire i segni della malattia. Invece qual è il maschio che è riuscito a fecondare le femmine e a far arrivare i suoi geni fino a te? Quello che andava a caccia dell'orso e che riusciva a portare l'orso a casa, quindi lo vedeva là in fondo sulla collina, allora piccolo così e si avvicina, che gli fregava di vederlo da vicino così, quando lo vedeva da vicino così era morto, o lui o l'orso, quindi il problema non si poneva. Ecco perché abbiamo addirittura, avevo fatto questo esempio tra mille che potrei farvi, la capacità di vedere che è diversa. Allora queste differenze che ci sono, sapete a cosa ci chiamano? Ci chiamano alla comunione, ci chiamano all'integrarci a vicenda, ci chiamano al fatto che se io vedo lontano e tu vedi di vicino, vuol dire che se stiamo insieme vediamo benissimo, sia da lontano che da vicino. Vuol dire che se io sono capace di andare a caccia dell'orso e tu sei capace di accudire un bambino, avete visto ancora, beh, io non spero di non raccontare niente di strano, quando i figli stanno a casa con me e siamo da soli, oppure quando i figli stanno a casa con la mamma e stanno da soli. Allora la scena è la seguente: quando stanno con me da soli saltano nel letto senza essersi lavati, senza essersi controllati, probabilmente anche senza aver cenato, tutti nel lettone, filmone, e poi svengono così e si addormentano. Quando c'è la mamma, il pigiama felpato, ma è il 12 di agosto, è felpato, non si sa mai, nel lettino rimboccati, tutti belli puliti, profumati, rimpinzati con la doppia cena, perché sai, non si sa mai. Cioè, perché vi racconto queste cose? Vorrei che emergessero questi che qualcuno chiama stereotipi, ma questi non sono stereotipi, questa è la realtà delle cose. Cioè noi siamo costruiti su una identità, e questa identità c'è scritto anche nella vostra carta d'identità. La prima cosa che c'è scritto, cognome, ti parla di una storia, che non sei da solo. E sai perché non sei da solo? Non sei da solo né perché hai dei genitori, un papà e una mamma, ma non solo, ma perché dietro di te c'è una storia intera. Io non lo so chi c'era qui a Fano nel 1500, che era, non so, un giovane scudiero medievale che ha visto una dama, caruccia anziché no, e insomma è andato dal padre, ha fatto un po' di scappellamenti così, e finché non è riuscito a sposarla e ci ha fatto un figlio, e da quel figlio è nato un altro figlio, era un altro figlio e un'altra coppia che ha fatto all'amore, è nato un figlio, finché non sei arrivato tu. Ma se uno di questi, in questa ininterrotta catena che va dal primo uomo a te, avesse detto quella sera no, oppure avesse sposato un'altra donna, tu non ci saresti. Hai mai pensato che la vita arriva a te da persone concrete? E la vita riparte anche da te verso altre persone concrete. Senza di te non ci sarebbero i tuoi figli, i tuoi nipoti, persone che neanche conoscerai. Nel 3000 d.C. dovranno ringraziarti perché sono al mondo. E questo è perché i maschi incontrano le femmine, gli esseri umani hanno questa capacità meravigliosa di incontrarsi, e quando l'incontro diventa talmente bello, talmente profondo, talmente vero, quell'incontro non è più fine a se stesso, ma diventa un nuovo essere umano. Questo è quello che si è dimenticato. Allora, aveva ragione il nostro amico Engels a dire che l'uomo e la donna sono in conflitto, ma no, non aveva ragione. Dice, ma però è vero che la donna è stata sfruttata negli anni, certo. E purtroppo è verissimo, ma non è che il corpo del maschio è più grosso e più forte, così può menare alla donna. Il corpo del maschio è più grosso e più forte perché così può proteggere la donna. Il corpo della donna è così accogliente non perché così può usare quell'accoglienza per sedurre i maschi e fare carriera più rapidamente. Il corpo della donna è così seducente, accogliente, bello perché così può generare la vita. Ci stiamo dimenticando un pochino di cosette un po' importanti, ma i risultati poi non tarderanno ad arrivare. Ecco, volevo arrivare proprio qua. La famiglia è il luogo dove si impara a volare.
dove impariamo a volare, cioè dove impariamo, prima c'era una slide che è passata rapidamente, a uscire da noi stessi. Ci perdo 2 minuti, poi parliamo di scuola un minutino e poi abbiamo finito. C'è una parola che circola in questo periodo e si chiama amore. L'avete sentita in mille salse, in mille modi, eh? Anche Obama twitta dicendo che love is love, l'amore è l'amore, d'altronde se sono 2 maschi, 2 femmine, 3, 5, perché no? Renzi, al di là del giorno dopo l'approvazione delle unioni civili, dice l'amore ha trionfato. L'amore. Ma ci ricordiamo cos'è l'amore? Ce lo ricordiamo cos'è l'amore? Vediamo se ce l'ho ancora qua in tasca, perché me lo sono portato. Forse ce l'ho ancora, eh? Forse noi confondiamo l'amore, sì ce l'ho, fantastico, con questo, i bigliettini dei baci Perugina. Li avete mai visti? I baci Perugina, vengono da Perugia, sono buonissimi, mangiate i cioccolatini, sono fantastici. Questi qua li appallottolate e fate tum, una pallina e li lanciate, perché questo qua non è l'amore. L'amore è un apostrofo rosa tra le parole ti e amo. Quando torno alla sera distrutto e mi chiedono di cambiare le batterie del telecomando, l'apostrofo dove lo metto? Sulla T di telecomando o sulla P di pedata? Non ve lo leggo. L'amore non è questo però. Allora, quando io sento la ministra Giannini che dice dobbiamo insegnare agli insegnanti a insegnare l'amore ai nostri ragazzi, a parte che mi viene il panico, perché se un governo pensa di insegnare l'amore a mio figlio, siamo arrivati al Ministero dell'Amore, andatevi a leggere 1984 di Orwell, cosa facevano nel Ministero dell'Amore. Ma ancora, amore si insegna a scuola secondo voi? E soprattutto amore è quella cosina lì smelassosa che ci raccontano, per cui i due sposini a Roma li avete visti, tutti e due bellini, che sono andati subito a fare la pubblicità di una nota marca di automobili appena fuori dal Campidoglio dopo aver celebrato la loro unione civile. È quello l'amore? Vi racconto io che cos'è l'amore? L'amore è cambiare il pannolone al nonno. Quello lì si chiama amore. L'amore è qualche cosa che dai. Te l'hanno raccontate queste cose o no? O devo venire io per la prima volta? Te l'hanno raccontate, dai. Amare è la felicità, non essere amati. Amare, ma amare costa, e come se costa, e soprattutto amare è qualcosa che non ti viene naturale. Vi sto sconvolgendo. Amare non è un sentimento, amare è una scelta della volontà libera, cioè tu decidi di amare, perché finché io faccio anche i corsi per fidanzati, finché sono nella fase dell'innamoramento diciamo ai ragazzi di non sposarsi, perché durante l'innamoramento secondo me dovremmo fare l'amministrazione di sostegno o l'interdizione, perché c'è l'incapacità di intendere di volere del soggetto. Avete mai visto le persone innamorate? Gli puoi far firmare qualunque cosa, così. Allora, quando passa, tanto passa un anno, due al più, quando è finito l'innamoramento allora ti puoi sposare, perché amare non è quella cosa lì, non è l'innamoramento, è una scelta che fai. Amare significa accogliere il figlio quando è disabile, amare significa accogliere la moglie quando rompe, perché alle volte le donne rompono, sapete, sì, significa accogliere il marito quando rompe, quando magari viene nel letto che puzza anche un po', perché noi maschietti puzziamo, le femminucce no. Ma i nostri corpi di maschi puzzano ogni tanto. Mia figlia non dormiva da piccola, ma non è che non dormiva così, non ha dormito 1, 2, 3 notti, non ha dormito per 3 anni di fila. 3 anni. Allora tu la prima sera ridi, che carina. La seconda sera dici, vabbè dai, domani dorme. La terza sera dici, oddio. La quarta sera dici, si può riportare all'ospedale? La quinta sera dici a tua moglie, guardandola così, cosa abbiamo fatto? Dopo un mese che non dormi cominci a avere allucinazioni. Mi ricordo, andavo in udienza e dicevo, mi rimetto alla clemenza della corte. E che devi fare? Finché non c'è stata una notte concreta, eravamo io e lei, erano le
3,58 piuttosto che le 4,21, quei numeri stranissimi che non vorresti mai vedere sulla radio sveglia, no? Quelle cose terribili che dici, oddio, dove sono arrivato? L'ho guardata sta frigna che urlava, eh? E a un certo punto o la ammazzi o la ami. E tu lo dici ridendo, ma io sono serio, eh? Lo ammazzi o lo ami l'altro. O divorzi o resti con lui e lo ami. O la tradisci o resti con lei e le stai fedele. E questo lo impari in famiglia. Vale coi figli, vale col marito, vale con la moglie, vale col fidanzato, e lo puoi imparare solo lì. E costa tanta fatica, perché avresti in alcuni casi tutte le ragioni del mondo. È vero che avresti ragione? Certo. Difatti io non giudico nessuno, non giudico chi si è lasciato, non giudico chi è andato con un altro, non giudico neanche chi ha buttato il figlio dalla finestra, perché potrei essere io quell'uno. Eh? Ma c'è un ma, e cioè che se tu quella sera lì concreta io, riesci a fare quel passo, perché magari pensi che anche tu quando eri bambino frignavi e tua mamma non t'ha buttato giù dalla finestra, ma t'ha allattato, t'ha coccolato, t'ha tirato grande, fai un passo, e cioè ami quella bambina. E io l'ho fatto concretamente, ma non perché sono chissà che, ho guardato sta figlia e ho detto vabbè dai, vieni qua, e incredibilmente quella fedifraga si è addormentata perché ha sentito in me un atteggiamento diverso da prima, evidentemente, no? È interessante questa cosa. Fai un passettino piccolo, in fondo che cosa è amare una figlia che piange? È tanto carina, è tanto morbidina, è tanto bellina, però quel passettino lì, che cosa scopri quando ami la prima volta in questo modo oblativo, donandoti, regalando, buttandoti via? Scopri che incontri la felicità, quella vera. Cioè ti ritorna indietro molto di più di quello che hai dato, cioè hai scoperto il segreto dell'amore. L'avete scoperto qua? Io spero di sì. Si diventa adulti quando si scopre il segreto dell'amore. Cioè che amando, buttandoti via per l'altro, ti ritorna molto di più di quello che hai buttato. Tradotto in cristianese potremmo dire che morendo non muori. Scopri che morendo non muori. Interessante. Hai cercato di difendere la tua vita fino in fondo e morivi ogni volta di più. Poi a un certo punto ti lasci andare e dici la do, la regalo, e scopri che non muori più. Ecco, quando hai scoperto questo segreto nel piccolo, poi pian pianino lo fai anche nel grande. Ecco perché alla fine riesci a cambiare il pannolone al nonno. E sai che c'è? Ve lo dico per esperienza. Io al nonno ancora no, ma allo zio sì. Lo fai volentieri. Mi ricordo che andavo tutte le sere, aveva la SLA, e volevo essere io ad aiutarlo. Ma non perché sono Madre Teresa, vi assicuro, poi chi mi conosce bene sa che non c'è dubbio, non c'è problema, ma perché scopri che quello che ha fatto per te, che la relazione che si è creata nella famiglia, ti spinge e ti aiuta a tutto questo, e quello che ne ricevi è molto di più di quello che dai. Allora, amici, una società che è costruita su questo tipo di relazioni è una società sana, serena, che guarda al futuro senza paura, capace di aprirsi alla vita, all'accoglienza. Questo è quello che ci interessa. Una società che non è capace di questo, che società è? Ve lo dico io che società è. Volete il contrario esatto? Ve lo faccio vedere. Perché per arrivare a cambiare il pannolone al nonno, tu devi essere cresciuto in una famiglia, devi sapere cos'è la famiglia, devi aver visto tutto questo. Non te l'hanno insegnato a scuola, ma che ti insegnano a scuola? Ma già il grasso che cola se ti spiegano le A con la H, le A senza H. Ho corretto i compiti dei ragazzi che vogliono fare gli avvocati, ma bisognerebbe rimandarli in prima elementare e imparare che il verbo avere ha la H davanti, eh? Quindi, ma per piacere, che vogliono insegnare l'amore, ma insegnate l'ABC, che già sarebbe cosa buona, eh? Le cose che vi ho descritto, che spero abbiano un pochino commosso il cuore di ciascuno, perché quando si incontra poi l'amore, quello vero, quello che c'è negli ospedali, quello che c'è con i figli disabili, quello che c'è nelle famiglie numerose, perché sei il primo figlio, amen, il secondo già, il terzo, oh, il quarto, mamma mia, il quinto, oddio, il sesto, ma sono matti, il settimo, ma sono scemi, l'ottavo, ma sono conigli, il nono, ma comprategli i preservativi, No, no, quella è tutto amore con la A maiuscola, ma lo sappiamo ancora riconoscere o no? Che credete che sono matti quelli che hanno una famiglia numerosa? Sono molto più intelligenti di noi. Allora vi dicevo, tutto questo o lo vedi
o non lo conosci. Che succede in Svezia? Ve lo dico io che succede. I figli vanno a scuola alle 6 della mattina perché mamma deve andare a lavorare, no? Sapete a che ora tornano da scuola? Alle 6 della sera, perché a casa se no non c'è nessuno. Tanto non c'è nessuno comunque, perché li chiamano i figli della chiave, che i children gli mettono una bella chiave al collo e alle 6 della sera tornano con la loro chiavetta, aprono la porta di casa, entrano, aprono il frigorifero, prendono uno snack e si mettono davanti al computer. E buona serata con le cuffie. Poi dopo un po' arriva una donna, forse la mamma, forse è la compagna del papà che però nel frattempo è andato via con un altro. In casa forse c'è anche un fratello o una sorella, ma non ha mai lo stesso cognome, che diamine, non sia mai. La domanda che vi faccio è questa: quando il terzo compagno del padre di questo figlio avrà l'Alzheimer, perché viene anche là l'Alzheimer, non è solo da noi, quel figlio lì, secondo voi, andrà a cambiargli il pannolone? Col cavolo! Chi dovrà andarci? Ci andrà l'infermiera, ma l'infermiera ci va se la paghi. E se sono finiti i soldi? Li mette lo Stato finché ci sono. Dopodiché che si fa? Una bella punturina. E si stabilisce per legge che oltre i 70 o hai i soldi e la salute, o se hai i soldi puoi anche non avere la salute, ma se ti mancano tutte e due c'è la puntura di Stato, perché non bisogna mica mantenere sti vecchi, voglio campare fino a 95 anni, ma adesso basta. Questa è la società svedese, è saltata una generazione, non hanno visto la famiglia per una generazione, e se tu non vedi la famiglia non la vedi, non è che puoi integrare, sono cose che o le vivi o non le vivi. Questo è quello che noi stiamo rischiando. Allora, amici, il nostro paese ha un'occasione storica, veramente storica. Il nostro paese ha un patrimonio enorme che è dato dalla famiglia. Quindi noi non vogliamo fare del familismo perché, non lo so, ci piace appunto l'antiquariato. Noi facciamo un discorso molto razionale. Una società su cui si vuole costruire deve essere una società fondata sulla famiglia, altrimenti se fondiamo su altro, sull'individualismo, sui soldi, sulla autodeterminazione di ciascuno, sul libertinismo, non costruiamo una società, costruiamo individui, una realtà cioè atomizzata. Tutto questo ha molto a che fare anche con il sistema economico. La piccola impresa familiare italiana, che è motore dell'economia, soprattutto in queste zone, ma anche dalle mie parti, su a Brescia, dove abitavo fino a 30, 31 anni, quando mi sono sposato, la piccola impresa familiare, il nonno che lavora insieme al nipote, lo zio, il cugino, tutti che lavorano insieme, e magari c'è anche lo straniero che lavora insieme, ma lo considerano un fratello, tant'è che non lo licenziano. Se arriva la crisi, la piccola impresa stringe la cintura e tiene duro. Il distretto, la piccola banca di prossimità, magari non avresti i requisiti per avere il prestito, però ti conoscono, sanno di che famiglia sei, eccetera, e te lo danno il prestito, e così vai avanti con la tua aziendina, o riesci a fare il mutuo per comprare casa. Tutto questo è un patrimonio che è solo italiano e che vogliono distruggere. Distruggere. L'attacco alla piccola impresa, l'attacco all'impresa familiare, l'attacco alla piccola banca, l'attacco al nucleo familiare, l'attacco anche a tutte le realtà associative, ai corpi intermedi. Guardate che la riforma costituzionale va esattamente in questa direzione. Decostruire i corpi intermedi della società, togliere di mezzo il Senato, togliere di mezzo le province, togliere di mezzo le comunità territoriali, le regioni, togliere di mezzo le associazioni, i gruppi, i movimenti, aumentando il quorum per poter presentare le proposte di referendum oppure di legge di iniziativa popolare. Tutto questo è nello stesso identico percorso. Decostruire i corpi intermedi della società. Qualcuno c'ha in mente che questa sia una grande soluzione? È una grande soluzione? Io sono convinto di no. Come possono arrivare a questo obiettivo, amici? Passando dai nostri figli. Allora arrivo alla scuola. Passando dai nostri figli, vi voglio raccontare brevemente che cosa sta succedendo a scuola. La legge sulla buona scuola, all'articolo 1,16,
lascia la porta aperta all'insegnamento del gender. Sotto le mentite spoglie delle parole chiave, lotta agli stereotipi, lotta alle ingiustizie, lotta alle discriminazioni per ragioni di sesso, di genere, eccetera, eccetera, in realtà si introducono dei programmi che hanno come finalità non quella giustissima di fermare ogni discriminazione contro i più deboli, contro i più fragili, siamo tutti d'accordo, ma hanno programmi interi che vogliono decostruire l'identità sessuale. Seguendo il principio della Butler, per cui la vera giustizia ci sarà quando non ci saranno più maschi e femmine, ma saremo tutti indeterminati, ecco che qualcuno poi mette in pratica queste idee. Allora si arriva a dire, per esempio, che, come succede in una scuola, notizia della settimana scorsa, i maschietti vengono invitati a vestirsi da femminucce, le femminucce vengono invitate a vestirsi da maschietti. Ci sono programmi addirittura previsti in questi corsi per cui ai ragazzini si insegna a truccarsi con il rossetto, perché chi l'ha detto che debbano essere solo le femminucce a truccarsi con il rossetto? Lo può fare anche un maschio. E allora i ragazzini tornano, le mamme devono mettere nella borsa del maschietto il rossetto. Ha preso il rossetto stamattina? No, non l'ha preso. Ecco, tutto questo nel nome della lotta alle discriminazioni. Allora, amici, voglio essere chiarissimo su questo punto. Vengo da un convegno che abbiamo fatto la settimana scorsa a Padova, eravamo io e Massimo Gandolfini insieme a due esponenti che invece sostenevano la liceità di questi insegnamenti nelle scuole. Qui non stiamo discutendo di bullismo o di tutto questo genere di questioni. A parte il fatto che, apro e chiudo una parentesi, oggi sono molto più discriminati nella scuola italiana i ciccioni, per esempio, de no le persone con orientamento omosessuale. Anzi, se oggi uno dichiara un orientamento omosessuale, immediatamente c'è una campana di vetro che quasi che viene preso a maggior ragione, ancor più a cura. Ma va bene questo, io sono assolutamente convinto che soprattutto persone che abbiano queste, che io immagino, penso che siano fragilità, debba essere a maggior ragione, con grande cautela, con grande affetto, con grande accoglienza, accolto e non giudicato e soprattutto non discriminato in nulla. Ma il punto è un altro. Cioè, se si vuole andare a insegnare ai ragazzini appunto la totale indifferenza dell'essere maschili o dell'essere femminili, noi su questo dobbiamo essere chiarissimi. Quando Papa Francesco parla di gender come guerra mondiale, come indottrinamento degno della gioventù hitleriana, usa parole durissime che non usa in nessuna. Avete mai sentito il Papa usare parole così dure? Forse sull'immigrazione, forse. Ecco, vuole dire cioè che lì c'è in gioco il nostro domani. Allora su questo non possiamo transigere. Noi stiamo facendo una battaglia enorme a livello parlamentare, a livello politico. Voi sapete che è in corso di approvazione la linea guida che andrà ad applicare questa legge, e sul contenuto di questa linea guida noi siamo molto preoccupati, perché a quanto sembra non saranno molto serene. Noi abbiamo chiesto tre cose. La prima, che le famiglie siano informate. Io devo sapere che cosa vogliono insegnare a mio figlio su questi argomenti, e lo devo sapere non come mi arriva a casa la comunicazione, corso di educazione alla sessualità, punto. Grazie al cavolo. Voglio sapere che cosa viene insegnato nel dettaglio. Prima questione. Seconda questione. Io voglio conoscere nel dettaglio chi insegna tutto questo, perché anche se il corso ha il titolo Il Gender, se ci sono io è un discorso, se c'è qua un esponente di un'associazione LGBT è un altro discorso. Quindi il programma, chi, e soprattutto voglio poter dire di no. No, è una parola che dobbiamo recuperare anche in vista del referendum, saper dire no, 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 grazie, no, no. Ma con gentilezza, con cortesia, no? Dice, ma vogliamo insegnare il gender a tuo figlio? No, grazie. Vogliamo truccare tuo figlio da donna? No, grazie. Vogliamo fargli fare il gioco del rispetto come era là a Trieste? No, grazie. Ovviamente sono tre questioni sulle quali a me sembra di non dire cose proprio fideistiche. Ricordo a tutti, ma soprattutto a me stesso, che l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dice che
le concezioni. I genitori hanno la preminenza nella scelta dell'educazione dei loro figli. L'articolo 30 della Costituzione vi affida a voi, a noi, ci affida il dovere e diritto di educare i figli, dovere per primo e diritto. Quindi non è che è un tuo diritto e basta, no, no, è un tuo dovere. Sei tu che risponderai dell'educazione dei tuoi figli, tu, non la maestra, la professoressa o la preside, tu. Allora, amici, noi dobbiamo rimpossessarci dell'educazione dei nostri figli. Abbiamo forse fatto troppe deleghe in bianco in questi anni, lo dico anche come genitore. Abbiamo lasciato sola la scuola, ma la vera realtà educativa è la famiglia. E solo in alleanza con la scuola si può fare sì che l'educazione torni a essere qualcosa di virtuoso. Perché tutte le volte che nella storia l'educazione dei figli è stata assegnata allo Stato, sapete che cosa è successo? Che lo Stato gli ha messo una divisa a quei bambini e li ha indottrinati secondo la ideologia del momento. Quando c'era Mussolini c'erano i figli della lupa, quando c'era Stalin c'erano i giovani avanguardisti e adesso che c'è il gender ci saranno i figli del gioco del rispetto. Bene, dobbiamo ritornare a riprenderci l'educazione dei nostri figli. Questo costa fatica, vuol dire uscire prima dal lavoro per andare alle riunioni. Vuole dire per la mamma dover andare a farsi eleggere in consiglio di classe, in consiglio di istituto, fare le riunioni o al papà. Vuole dire perdere del tempo, ma non è tempo perso, è tempo guadagnato. Perché tanto, amici, o lo facciamo noi o lo farà qualcun altro. Quindi è meglio che lo facciamo noi, tutto sommato. Allora l'invito che vi faccio davvero è mettervi a disposizione. Per fare tutto questo significa anche perdere del tempo a formarsi, a informarsi, a documentarsi. Noi vi mettiamo a disposizione una caterva di roba. Se voi venite sul sito Difendiamo i nostri figli, c'è tutta una sezione dedicata alla scuola con tutto quello che proponiamo, che abbiamo fatto, che facciamo. Ci sono anche moltissime esperienze da portare nelle scuole già pronte come pacchetti di educazione. Poi anche questa cosa qua, ma a me fa girare le storie. L'educazione alla sessualità. L'educazione alla sessualità. Ma perché? Ma è uscito molto bene proprio nel dibattito di Padova, quando i nostri opponenti hanno detto ma d'altronde alla fine siete ancora fossilizzati su quell'atto meccanico che dura 5 minuti. Ho detto ma perché il matrimonio è un atto meccanico che dura 5 minuti? Ma perché la famiglia è un atto meccanico che dura 5 minuti? Ma io un percorso di amore lo vedo dal primo giorno in cui ho visto la mia sposa fino al giorno in cui non chiuderò gli occhi a questo mondo. Questo è il matrimonio. Un percorso che non è mica quei 5 minuti, che poi insomma sarà 5 minuti per lui se permettete. No, perché, ah che cavolo! C'è un articolo bello sul fatto che ormai i cattolici sono gli ultimi che sono rimasti a fare l'amore, perché tutti gli altri fanno sesso, ma il cristiano cattolico che vuole bene alla moglie, che è innamorato della moglie e del marito, fa l'amore anche a 70 anni, anche a 80 anni, è bellissimo, fantastico. E allora io dico sempre che ci sono delle coppie che hanno 70, 80 anni, eccetera, che magari non è che fanno chissà quali capovolte o chissà che, ma anche un buffetto sulla guancia o camminare mano nella mano ti sta parlando che quei due corpi sono in relazione, e in una relazione bellissima. Avete visto mai i vecchini? È una cosa che mi commuove enormemente. Li avete mai visti i vecchietti che si sono sposati, stanno insieme da 60 anni, che alla fine si assomigliano? Avete mai notato? Cioè sono talmente diventati uno nell'altro, è bellissima sta cosa, cioè io vivo per te, tu vivi per me e alla fine ci assomigliamo pure, è incredibile. Vabbè, perché ho detto questo? Perché noi dobbiamo insegnare ai nostri figli l'amore, non il sesso, perché sul sesso sono, credetemi, più bravi di noi, sono più, non più bravi, più esperti di noi, anzi i messaggi che ricevono, per carità, ho visto di quelle cose. Che non credevo, non sono mica uno stinco di santo, ma se vi faccio vedere quello su cui mi hanno querelato, mo ve lo faccio vedere, guardate che cosa insegnano ai ragazzi. Vanno nelle scuole e portano questi volantini qua, queste cose qua. Lo sapevi che? E due donne, e ti spiegano come si usano i dental dam. Sapete cos'è il dental dam? Sapete niente. Andate a cercare su internet. I sex toys, sapete cosa sono i sex toys? Non sapete niente. Andate a cercare su internet.
i femdom, andate a vedere cosa sono, insegnano queste tecniche per aumentare il piacere sessuale. Questo gli viene insegnato tra due donne, tra due uomini, questo gli viene insegnato nelle scuole a 16 anni senza informare le famiglie, questo gli viene insegnato. Allora dico, noi dobbiamo fare tutto un lavoro diverso, cioè insegnare ai nostri ragazzi che magari sesso lo sanno fare benissimo, ma non sono più capaci di amare, dobbiamo insegnargli cos'è l'amore. E magari possiamo fargli leggere un po' di Dante, un po' di Petrarca, un po' di qualche classico serio. E poi possiamo mostrargli un po' che cos'è la famiglia, la vita di famiglia. E lì forse gli avremo insegnato cos'è l'amore, no, cos'è il sesso. A un dibattito con sempre esponenti di un'associazione che va nelle scuole a insegnare il gender, mi ricordo che una sera un ragazzino si alzò e mi disse: ma lei avvocato tuona contro queste cose, ma noi andiamo nelle scuole a insegnare ai ragazzi l'amore, lei dovrebbe essere contento di questo. Ho detto: ah, l'amore, eh? Poi l'ho guardato negli occhi e gli ho detto: come ti chiami? E non voleva dirmi come si chiamava. Mi basta il nome, non voglio il cognome, tu sai come mi chiamo, sai anche dove abito perché c'è tutto su internet, ma tu non vuoi dirmi, hai paura di me, non c'è paura, dimmi come ti chiami di nome. Mirko. Bene, Mirko, ho detto, tu che dici che vuoi andare a insegnare, no? Vediamo un attimo, chi è la persona che ti ha amato di più nella tua vita, che ti ha accolto così come eri, che non ti ha mai giudicato, che ti ha sempre dato tutto e non ti ha mai chiesto niente? Chi è la donna, la persona che quando sei andato a fare outing, a dire che avevi tendenze omosessuali, non ti ha giudicato, non ti ha rigettato, ma anzi ti ha accolto? Mia mamma, risponde lui. E gli ho detto, bene, perché vuoi togliere la mamma agli altri allora? Silenzio, poi si è messo a piangere, capite? Le persone che abbiamo di fronte non sono il nostro nemico, anzi, molto spesso sono persone che hanno una sofferenza enorme dentro, ma sono vittime di una ideologia. E noi dobbiamo smascherare questa ideologia. Costa fatica? Sì, costa fatica, amici cari. Se fosse per me io starei a casa tutte le sere, pensate un po', e invece sono fuori tutte le sere. Ma adesso anche voi, da stasera anche voi fuori tutte le sere. Ognuno di voi, nel suo piccolo o grande che sia, ha questo compito di incontrare altre persone, di incontrare i compagni, i genitori dei compagni di scuola dei tuoi figli, di incontrare le tue vicine di casa, i tuoi vicini, i tuoi colleghi di lavoro, e portare tutto questo, e parlare di tutto questo, e ricordare che non stiamo facendo una questione di discriminazione, di attacco, di odio, ma che cavolo! Ma siamo tutt'altro che questo. Stiamo facendo un discorso che è molto diverso, su un piano completamente diverso, ma tutto questo lo potete fare solo voi. Io non posso fare il rappresentante di classe nella classe di tuo figlio, ma tu sì. Io non posso parlare di queste cose in parrocchia, per esempio, agli animatori dei giovani, che così avranno una parola da dare quando si alzerà qualcuno e dirà: ho tendenze omosessuali, e uno non è che dice: oddio, che schifo, andiamocene. Anzi, lo farà sentire accolto, amato, perdonato, sentito davvero importante, ma nello stesso tempo dirà una parola di verità su quella storia, una parola di verità. C'è ancora la verità? No, è diventata un optional. Va bene, allora concludo, amici, che voglio sentire davvero se avete qualcosa da chiedermi, sarei tanto contento. Avrei mille altre cose da dirvi, ma non ve le dico. Vi dico solo questo: abbiamo un impegno. E leggo questa frase di Giovanni Paolo che ci aiuta. Dice: ci alzeremo in piedi quando un bambino viene visto come un peso. Ci alzeremo in piedi quando l'istituzione del matrimonio viene abbandonata dall'egoismo umano. Ci alzeremo quando il valore della famiglia è minacciato dalle pressioni sociali ed economiche, e riaffermeremo che la famiglia è necessaria non solo per il bene dell'individuo, ma anche per quello della società. Ecco, allora mi premeva lasciarvi quest'ultimo spunto, che è una parola che ho ricevuto e che vi riporto da un docente che si chiama Noriega, insegna all'Istituto Giovanni Paolo II di Roma, istituto che si occupa proprio di matrimonio,
e dice, Noriega non è quello che spaccia droga, quello è di clan della Colombia, e dice, in fondo la famiglia ti obbliga ad amare, quello che vi accennavo un po' prima, ti costringe ad amare, è come un fiume, se resti in quel fiume arrivi al mare. Perché? Perché è difficile, perché è tanto difficile per ognuno di noi uscire da sé e andare all'altro, ma una volta che hai trovato la strada, poi quella scopri che è la strada giusta, è la strada buona, e pian piano, se tutta una società conosce quella strada, tutto acquista un senso nuovo, tutto acquista un sapore nuovo. Allora, portiamo tutti insieme, davvero, da questa sera qui a Fano possa accadere qualche cosa per cui si veda che sta cambiando qualche cosa, portiamo tutti insieme questo nuovo e antichissimo modo di essere noi stessi. Grazie. Prego, a voi le domande adesso. Qui c'è il microfono, se qualcuno lo vuol portare in platea, sono contentissimo di ascoltarvi. Io mi chiamo Laura Troiano. Ciao Laura, siamo amici su internet. Bravo, sì, non so se vede come... Perché mi dai del lei, mi fai sentire vecchio e pelato. No, no, ah no, ho dato del tu su Facebook una volta. Perfetto. Mi sono permessa. Ecco, a me piacerebbe che tutte le parrocchie si impegnassero anche su questa cosa, perché pare che in chiesa non faccia parte, la chiesa non faccia parte di questi argomenti, eccetera, vogliono rimanere un po' distanti, queste sono cose delle famiglie, insomma, e invece dovrebbero lavorare molto nelle parrocchie, fare incontri parrocchiali, perché la parrocchia non deve essere solo il luogo della messa domenicale e poi finisce tutto lì, bisogna anche incontrarsi per parlare di tutti questi temi attuali che stanno rovinando la società in tutto il mondo. Ma qua siamo in una parrocchia, no? No, no. Non è una parrocchia qua? Sì, questo è un teatro, non lo so, io non frequento, parlo del è un istituto, ecco. Per dunque, esempio, anche quando si è votato per il divorzio, io dico, le parrocchie cosa hanno fatto? L'aborto, le parrocchie cosa hanno fatto? Ti rispondo dicendo che io la stragrande maggioranza degli incontri che faccio li faccio in parrocchie oppure comunque organizzati da realtà parrocchiali o comunque realtà ecclesiali. Quindi io penso che già ci sia un fortissimo impegno della Chiesa italiana in questo senso. Considera tra l'altro che la Chiesa italiana è una delle più coraggiose su questo tema, su questo argomento, perché ci sono intere conferenze episcopali in alcuni paesi di cui non faccio il nome che si sono ormai completamente allineate alla ideologia gender, completamente. Ma guardate che poi non è la stessa cosa se una società è costruita sul gender o se è costruita su una sana antropologia relazionale. Le leggi che noi stiamo cominciando a vedere sono leggi che via via apriranno la porta all'utero in affitto, all'adozione per le coppie gay, apriranno la strada a figli senza più il papà o senza più la mamma, come già si verifica in alcuni paesi dell'Europa, apriranno la strada all'eutanasia, apriranno la strada alla droga libera, perché d'altronde se l'individualismo è la chiave di lettura di tutto, io devo essere libero di fare, dice, ma che c'entra il gender con quello che vi sto dicendo? È esattamente la chiave, cioè se io non ho più nessun limite addirittura nell'essere maschio o femmina, chi mi può limitare in qualunque altra cosa? Se neppure il mio corpo mi limita, vi pare che lo può fare la legge? Difatti la legge non potrà più limitare nessuno se non dal punto di vista economico. Là saremo tutti in fila a dover chiedere col cappello in mano, per cui non avremo più diritti sociali, ma potremo sposare un uomo. Ah, che cosa meravigliosa, eh? Questo uno se lo sognava di notte. Guarda che la Chiesa è in prima linea su questa battaglia, eh? E il Papa in questi giorni poi è stato eccezionale, di una chiarezza, di un coraggio anche.
di un coraggio veramente esemplare. Avete visto che cosa gli hanno tirato dietro subito dopo? Proprio quelli che prima, no, ah, chi sono io per giudicare, interpretando male queste parole, l'avevano strumentalizzato nel modo più bieco. Il giorno dopo delle dichiarazioni fatte a Tbilisi, avete sentito come lo hanno attaccato in malo modo. Noi dobbiamo ringraziare davvero che la Chiesa regga su questo aspetto, perché è rimasta l'unica realtà che ancora tiene. Ormai il gender si è infiltrato nelle Nazioni Unite, si è infiltrato in intere legislazioni di interi paesi, è diventato la chiave di lettura di tutti i nuovi diritti, di tutte le nuove relazioni, di tutte. La Chiesa ancora regge, quindi davvero. Tra l'altro mi dai occasione per dire una cosa su questo. Io non lo so, amici, come andrà a finire, ve lo dico subito. Non so se questa battaglia la perderemo o la vinceremo, non lo so. L'Italia reggerà o sarà spazzata via? Non lo so. Potrebbe essere che regga, che si riesca a tornare indietro, che si riesca a riportare la famiglia al centro della società, oppure no. È possibile che invece anche l'Italia venga spazzata via dall'onda che ha spazzato già via interi paesi. Pensate alla Spagna, alla cattolicissima Francia, pensate ai paesi del nord Europa, sono diventati terreno di conquista per queste ideologie antiumane e false. Però so una cosa, amici, che nel momento in cui ciascuno di noi decide di combattere questa battaglia, questa guerra mondiale, nel momento in cui decide di combatterla, in quel momento ha già vinto. E sapete perché? Perché c'è un fatto che è storia. Ogni volta che sono arrivate ideologie antiumane e hanno spazzato l'umanità, dopo quella stessa umanità si è trovata senza più alcun riferimento e è diventata terreno fertile per riaccogliere una parola di verità sull'uomo. Allora noi siamo questa verità, questa luce, ma non perché lo siamo noi, ma perché abbiamo questo compito, questo incarico. Chi nel Medioevo, dopo le conquiste dei barbari, dopo che fu spazzata via la civiltà romana corrotta e marcia, chi riuscì a salvare il seme della verità, della luce, della bellezza delle cose? I monasteri. E nei monasteri poi poté ripartire una civiltà che ha fatto quello che ha fatto, che ha costruito le cattedrali, che ha costruito le cattedrali non solo fisiche ma anche del pensiero umano. Ecco, oggi siamo in un tempo simile, in cui stanno per rompersi gli argini della diga, sta per essere spazzato via tutto. Noi abbiamo il compito di essere quei monasteri. E sapete quali sono i monasteri del 3000, del 2000, del terzo millennio? Le famiglie. Io questa cosa la vedo benissimo. Quando viene a casa l'altro giorno una compagna di classe di mia figlia mi guarda e dice a mia figlia: ah, ma tuo papà vive con voi? Ah. Quando le famiglie non sapranno più che cosa sono le famiglie, quando sarà spazzato via tutto, quelle persone sole e disperate cercheranno il senso delle cose, cercheranno il senso della vita, cercheranno il senso della sofferenza, dell'amore. E dove lo troveranno? Nelle famiglie. Allora se noi, come che sia, saremo quei piccoli monasteri, quei piccoli santuari in cui sarà salvato il seme, avremo comunque vinto la battaglia. Ecco perché ci tengo tanto, ecco perché ho investito di questo combattimento, perché come che sia dobbiamo salvare questo seme di verità. Io mi chiamo Francesco, ciao, sono Francesco. Di Pesaro, ciao. Auguri. Grazie. Ho tante cose in testa in questo momento, ma vorrei focalizzarne una in particolare. Qui siamo in un ambiente, diciamo, legato alla Chiesa Cattolica, quindi ecco, vorrei sottolineare proprio questo aspetto del rapporto fra la crisi attuale e la crisi che secondo me stiamo vivendo anche dentro la Chiesa. Ricordo che Gesù, parlando dei dottori della legge, diceva: fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. Dico questo perché molto liberamente, molto francamente, quando tu adesso facevi riferimento a Papa Francesco, io ho pensato giustamente
o forse ingiustamente, ma credo dal mio punto di vista giustamente, a questa parola di Gesù forte: fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. Sarebbe bastata mezza parola di Papa Francesco poco prima che venisse, che Renzi, il cattolico Renzi che va a messa tutte le domeniche, presentasse un emendamento alla legge Cirinnà, al progetto di legge Cirinnà, perché non dico che forse il Parlamento avrebbe bloccato tutto, non lo so, però sicuramente sarebbe stata una parola di peso. Invece i luogotenenti di Papa Francesco, l'arcivescovo tra l'altro della sua città, della tua città, il cardinale Bassetti, con un'intervista al Corriere della Sera, seguita poi su Repubblica dal segretario della CEI Galantino, hanno dato il colpo di grazia alle speranzielle che c'erano per evitare l'approvazione della legge sulle unioni civili. Credo che tutti conoscano questo, non so se l'avete letta, comunque sul Corriere e su Repubblica una settimana prima questi due prelati di una certa importanza, uno è il segretario addirittura della CEI, che dicono che abbia anche espropriato forse il cardinal Bagnasco dal ruolo di presidente, e il cardinal Bassetti, hanno dato il colpo di grazia dicendo in sostanza: beh, certo, non possiamo equiparare la legge sulle unioni civili al matrimonio, però hanno un valore le unioni omosessuali, devono essere riconosciuti i diritti. Quindi hanno in sostanza, due uomini di chiesa hanno detto sì, questa unione rappresenta comunque un valore, al punto che il Parlamento deve approvare questa legge. Io non so se tu hai richiamato, come laico libero che sei, come avvocato, il tuo vescovo. Io, se fosse stato il mio vescovo, glielo avrei detto liberamente: stai sbagliando, perché come laico cristiano, tra l'altro il Concilio mi dà questa facoltà, posso anche dire a un mio superiore, come fece tra l'altro Paolo ad Antiochia, quando disse a Pietro, che era il Papa, gli disse: guarda, tu stai sbagliando, non ti stai comportando correttamente secondo la verità del Vangelo. Quindi c'è anche questa libertà. Io dico questo di Papa Francesco perché chiaramente il mio Papa lo rispetto, non sono di quelli che fanno la diotrologia come magari Socci o altri che dicono che l'elezione non era... No, per carità, però posso avere la libertà, gliel'ho scritto, gli ho mandato vari fax a casa Santa Marta, l'ultimo l'ho mandato anche a Parolin, dicendo testualmente questo: caro Papa, secondo me tu predichi bene molte volte, come in questo caso a Tbilisi, dove ha detto, no, per carità, la teoria dei gender, poi però all'atto pratico, quando si tratta di prendere posizione concretamente su leggi, su eccetera, non solo ci si nasconde, ma addirittura si manda in avanscoperta prelati di primo grado per dire che bisogna realmente riconoscere questi diritti ai gay. Un'ultima cosa, perché sto prendendo molto tempo, chiedo scusa. Tu hai detto una cosa che io mi permetto di contestare. Quando hai detto: se due adulti, due persone gay, vogliono liberamente fare i loro comodi, non possiamo negare, no? Alla fine dei conti non fanno nessun male. Bene, io vi do un dato interessante a questo riguardo. Io non ho detto che non fanno nessun male. No, hai detto comunque che hanno il diritto... Io ho detto che possono fare, sì, quello che gli pare, possono come fare, ciascuno, ecco, di noi. Possono fare quello che gli pare. È libero di Benissimo. Peccare. Allora, io vi do un dato interessante, pubblicato, poi lo verificate in internet. Il Ministero della Salute degli Stati Uniti d'America e la Università di Nuova York hanno pubblicato dei dati per cui l'85% dei rei di pedofilia negli Stati Uniti, l'85% degli incriminati per reati di pedofilia sono omosessuali. Sono omosessuali. Quindi questo è un dato molto forte, è un dato molto forte. Credo che a buon intenditor poche parole. Cioè, posso rispondere? Fammi finire un attimo. Un'ultima cosa. Volevo dire questo, che
adesso mi hai interrotto un attimo, avevo un dato importante. Ah, tu dici che la civiltà europea, comunque, no, dove andremo a finire? Non è dove andremo a finire. Dove siamo? In Olanda, forse lo sapete, la Suprema Corte ha approvato la liceità del partito dei pedofili. Cioè, in Olanda esiste un partito pedofilo in cui nello statuto si legge che gli adulti e i minorenni che hanno diritto alla libera espressione dell'affettività, dei giochi erotici, eccetera, debbono essere rispettati. Negli Stati Uniti d'America l'Associazione Americana di Psichiatria, la corrente maggioritaria che prevarrà, dice che in sostanza bisogna rivedere la questione dell'incriminazione della pedofilia, che è tutto sommato va valutata. Quindi ecco, io alla luce di questo leggo espressamente l'omosessualità alla pedofilia, cioè i nostri bambini sono già a rischio. E se noi cattolici in primo luogo, ma qui parlo anche delle gerarchie soprattutto, abbiamo una responsabilità gravissima davanti alla società e davanti a Dio, e ricordiamoci, e chiudo veramente, che nostro Signore ha detto, quando gli dissero, Signore, perché quei 18 sono morti e la torre di Siloe è caduta sopra quei 18? Oppure perché quelli sono morti, Pilato li ha ammazzati? Gesù disse, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli altri? No, vi dico, no. Gesù ha aggiunto, questo è l'amore, Gesù è l'amore. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Gloria a Dio e viva la Madonna. Vabbè, allora andiamo con ordine. Cominciare attaccando i pastori e poi concludere la gloria a Dio e via la Madonna non mi sembra un buon modo di impostare un intervento. Comunque, per quanto riguarda il Papa, il Santo Padre ha parlato sempre con estrema chiarezza di quello che i cristiani avevano come impostazione con riguardo a questi temi. Il fatto che non sia intervenuto esplicitamente sulla legge sulle unioni civili è qualche cosa che, se volete che ve la dica tutta, mi vede assolutamente contento. Perché è ora che noi laici, che diciamo a parole che ci deve essere consegnata la potestà di cominciare a camminare con le nostre gambe sul campo del diritto civile, sul campo del mondo, poi è inutile che continuiamo a aspettare che arrivino gli ordini dall'alto, quando le questioni dal punto di vista morale, dal punto di vista della fede, dal punto di vista del credo cristiano sono state chiarite e strachiarite. Il Papa ha una linea, che è quella di non intervenire nelle questioni della politica italiana, e la porta avanti con coerenza. No, scusa, ti ho ascoltato, adesso m'ascolti tu. Se sei venuto per attaccare il Papa, guarda, va bene, attacca il Papa, che cosa ti devo dire? Io non attaccherò il Papa, ma non solo. Ti sto dicendo che il tuo intervento è del tutto fuori luogo, perché se c'è una persona che al mondo alza la voce contro il gender è solo Papa. Trovami un altro, dimmi tu il nome, che sia una persona di rilevanza internazionale e che abbia questo coraggio, non c'è nessuno. Quindi, voglio dire, andare a sparare oltretutto a chi la pensa come noi mi sembra davvero poco utile. Tu hai citato anche il mio cardinale, che è una persona alla quale io voglio estremamente bene, con la quale ho un rapporto meraviglioso, e mi ferisce molto quello che tu hai detto, mi ferisce anche personalmente, perché il cardinal Bassetti, lo ricordo a tutti i presenti, è colui che, quando sembrava che il nostro secondo Family Day, quello di Piazza del Circo Massimo, non avesse approvazione da parte di alcuno, mi ha telefonato, mi ha chiesto di partecipare a un'eucaristia specifica in una chiesa specifica di Perugia, mi ha detto ho una sorpresa per te, e alla fine ha letto la lettera che trovate ancora su Facebook, perché io ho pubblicato tutto questo, con cui, come presidente della Conferenza Episcopale Umbra, quindi non solo come cardinale di Perugia, ma come presidente della Conferenza Episcopale Umbra, invitava tutti a partecipare al Family Day. Per quanto riguarda l'intervista a cui fai riferimento, lui stesso
mi ha documentato di essere stato distorto nelle parole, tant'è che ha fatto poi una precisazione formale. Quindi il cardinale Bassetti sui nostri temi è assolutamente, ma voglio dire, io non potrei essere qua se non fossi in comunione con la Chiesa, perché la mia comunione passa attraverso la comunione con il mio vescovo, e il mio vescovo è lui. Se il mio vescovo domani mattina mi dicesse quello che stai dicendo non è cattolico, mi farei delle domande e mi darei delle risposte, evidentemente. Quindi quello che tu hai detto non risponde semplicemente al vero. Per quanto riguarda la questione, sai, poi te lo dico con affetto, Francesco, anche io ho tante idee come si farebbe il Papa se fossi io il Papa, o come si farebbe l'allenatore della nazionale italiana se fossi l'allenatore della nazionale italiana. Ognuno di noi fa così, però il Papa è lui, l'allenatore della nazionale è lui, il Presidente del Consiglio è lui, e a noi tocca col Presidente del Consiglio di vedere di mettere un altro, con il Papa di pregare per lui e con quello della nazionale italiana di vedere un pochino di... Aggiungo, è vero che noi siamo affidati ai nostri pastori, ma è anche vero che i nostri pastori sono affidati a noi. Allora vale molto di più, tu dici giustamente, scrivo al Papa, fai bene, fai assolutamente bene, hai tutta la mia condivisione su questo, perché anche loro vivono nel tempo in cui viviamo noi e anche loro non possono occuparsi di tutto, anche loro respirano l'aria che respiriamo noi. Allora il fatto che reciprocamente ci sosteniamo, ci informiamo, tante cose un vescovo, ma che ne sa un vescovo di che insegnano quelle porcherie lì a scuola? Se non glielo porti tu, lui pensa che se leggi formalmente, no? Legge il documento e dice educazione contro il bullismo omofobico. È d'accordo il vescovo, come sono d'accordo io. Poi dopo vai a leggere bene quello che è. Allora abbiamo un grande compito, che è quello di informare i nostri pastori. E aggiungo, ho scoperto a mie spese che il modo migliore per farlo non è quello di andare là sventolando qualche cosa e dicendo... E io sono più cattolico di te, tu stai sbagliando. Il modo migliore è quello di volergli bene e di farli sentire voluti bene, cioè dire le stesse cose, dire le cose con verità, ma in modo che si capisca che lo si fa perché si vuole bene a quella persona. Credimi, si aprono molte più porte in questo modo. Permettimi questo piccolo consiglio. Oh, poi la questione che tu hai affrontato sul collegamento tra la pedofilia e l'omosessualità. Io francamente non vedo questo collegamento così stretto come lo vedi tu. La pedofilia è un reato gravissimo, è un reato orribile, oltre ad essere un peccato gravissimo e orribile. L'omosessualità è un peccato gravissimo e poi ciascuno se la vedrà con la sua coscienza, ma questo è per la Chiesa. Ma non è un reato, e se permettete comunque una differenza c'è. E aggiungo però un aspetto che è importante, di quello che dici condivido un aspetto, e cioè è vero che la libertà degli uomini non corrisponde sempre al bene delle persone. L'aborto è permesso nel nostro paese. Che poi questo faccia bene alla donna e soprattutto che faccia bene al bambino abortito, ci sarebbe da parlarne. Allora, il fatto che una condotta sia di per sé lecita non significa automaticamente che faccia bene. E voglio fare un esempio proprio per restare sullo stesso ambito. L'adulterio non è un reato. Fa bene? No. Non fa bene a nessuno. Né a chi lo subisce, né a chi lo perpetra. Ecco, è lì la questione. Allora, tu sei libero, sì. Tu pecchi? Tu sei un peccatore? Io sì. Tu sbagli? Io sì. Tu hai sbagliato mai, anche in modo grossolano nella tua vita? Io sì. Allora, io non mi permetto di dire che io sono più o meno peccatore di un'altra persona. Perché? Perché no, anzi, se devo dire, sicuramente sarò più io peccatore di quell'altro. Perché... nel momento in cui entriamo su questo terreno, poi ci mettiamo a santificarci e quindi tu bene dici quando dici, certo la condotta è lecita, ma poi ci sono delle conseguenze per chi la compie. È vero, è tanto vero questo, però alle volte la libertà dell'uomo è talmente misteriosa che chi ce l'ha data ci permette di usarla anche contro di noi, al punto da distruggerci. È vero questo, però fa parte del mistero delle cose. Noi sappiamo da credenti che cosa significa questo, no? Cioè Dio ha talmente amato l'uomo da lasciarlo libero, ma d'altronde se conosci anche un po' l'amore lo sai che l'amore è libero,
tu non puoi costringere tua moglie ad amarti. Tua moglie è libera domani mattina di andarsene. È libera. E tu non ci puoi fare nulla. Puoi metterci i carabinieri se vuoi, che la legano e la riportano a casa, come succede nei paesi musulmani. Ma è questo che vogliamo? Quella donna, secondo te, la costringerai ad amarti? No, la costringerai a stare con te al limite, a vivere lì, ma non puoi costringere nessuno ad amarti. Ecco perché Dio ci lascia liberi, perché non può costringerci ad amarlo, può solo invitarci a farlo. Quanto è difficile questo cammino nella vita di ciascuno di noi, quanto è difficile questo cammino nella vita di una persona che abbia tendenze omosessuali o che abbia qualunque tipo di ferita, e ne abbiamo tutti di ferite, tutti di ferite. Ecco, allora io mi accontento del mio di cammino e quello degli altri se lo vedono loro. Allora va bene, vi saluto con questo augurio. Intanto grazie agli interventi, anche Francesco, poi se voi ci fermiamo, parliamo, non voglio che tu resti male, voglio che il confronto continui. Grazie a chi è intervenuto, grazie a chi ha voluto venire, grazie a chi ha vinto la battaglia col telecomando stasera lasciandolo a casa. Vincetela più spesso questa battaglia e uscite, incontrate persone, parlate, informate soprattutto sulla questione del genere a scuola, ma anche sulla posta che c'è realmente in gioco in questa lotta tra individualismo e relazione, tra individualismo e corpi intermedi, tra individualismo e famiglie. L'ultima cosa che vi voglio dire è questa: noi sappiamo anche un pezzettino di più di tutto quello che vi ho detto, è un po' il senso finale della frase che vedete dietro di me. Cioè noi sappiamo che chi ama, chi riesce ad amare in quella dimensione che vi ho descritto prima e che si impara solo in famiglia, è capace di cielo, è capace di guardare in alto, è capace di andare oltre quel muro che è la morte del tuo corpo, che ogni giorno il tuo corpo ti ricorda, ma che si può davvero sopravanzare. Allora, se riusciremo a entrare in questa dimensione, saremo davvero esseri luminosi e la gente intorno a noi se ne accorgerà. C'è tanto bisogno di luce. Paolo VI diceva: abbiamo la lampada. In questo mondo buio noi abbiamo la lampada. Allora, auguro a ciascuno di voi di essere lampada. Grazie.